pronuncia di impresentabilità. Innanzitutto per la prima posizione, per quanto riguarda le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Mistretta, in provincia di Messina, nei confronti del candidato sindaco Sebastiano Sanzarello, risulta emesso un decreto che dispone il giudizio in data 29 ottobre del 2014 per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale, cioè concussione consumata in concorso con altri. Il dibattimento è stato però rinviato all'udienza del prossimo 28 ottobre 2021. Segnalo, fra l'altro, che la consumazione del reato risulterebbe risalente al periodo intercorrente fra il 1999 ed il 2004. Alla luce di questi rilievi, il candidato sindaco Sebastiano Sanzarello di Mistretta risulterebbe pertanto violare il codice di autoregolamentazione all'articolo 1,1 lettera B. La seconda posizione, per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Pachino, in provincia di Siracusa, il candidato consigliere Sebastiano Malandrino risulta definitivamente condannato per il delitto di cui all'articolo 73 del DPR 309 del 1990 nel testo all'epoca vigente, detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, ottenendo una pena di reclusione di anni 2 e la multa di euro 5.200. Pertanto il candidato Sebastiano Malandrino, candidato consigliere, si pone in violazione dell'articolo 10,1 lettera A del decreto legislativo 235 del 2012, si tratta della legge Severino cosiddetta. Se eletto, dunque, egli verrebbe dichiarato incandidabile. Peraltro, nei confronti dello stesso candidato Malandrino è stato emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'articolo 74 dello stesso DPR 309 del 1990, pluriaggravato ai sensi dell'articolo 80 lettere B e G, in quanto associato con altri allo scopo di commettere i delitti di cessione di sostanza stupefacente. Dunque, la candidatura del signor Sebastiano Malandrino si pone in violazione anche dell'articolo 1,1 lettera A del codice di autoregolamentazione. Questo per quanto riguarda le prossime elezioni comunali in Sicilia. Debbo anche aggiungere un piccolo personale commento: a furia di pronunciare incandidabilità, il novero dei soggetti che si appalesano con problemi appunto rinviabili alla legge Severino e al codice di autoregolamentazione di cui si è dotata la commissione si riduce nel tempo, per cui evidentemente sta sortendo effetti terapeutici questa azione puntuale, precisa, scrupolosa, filologicamente attrezzata di segnalare soggetti che hanno comunque qualche problemino con la giustizia e soprattutto con quei criteri di opportunità politica che dovrebbero garantire agli elettori di avere sempre il meglio e non necessariamente altro, fermo restando che magari si può anche essere rinviati a giudizio, e questo è l'augurio che ci facciamo tutti, per poi essere assolti perché il fatto non sussiste, perché si è palesata l'assoluta innocenza dell'imputato, ma questo lo può appurare solo e soltanto un dibattimento giudiziario. Per cui ecco la mia riflessione personale è volta a significare apprezzamento per questo lavoro, perché alla fine le forze politiche e anche le forze civiche che sottopongono alla commissione le loro liste hanno coscienza del dover sottoporre agli elettori candidati il più possibile
moralmente accettabili. Non credo di aver altro da aggiungere per quanto riguarda la questione degli impresentabili, anche se, come avrete appurato, perché la seduta della Commissione è stata pubblica, abbiamo anche affrontato questioni di attualità, come appunto il caso della revoca dell'incarico al professor Di Donna del ruolo di consulente, seppur a tempo, a titolo gratuito, per la Commissione Antimafia, ma da quanto è emerso, sentiti tutti i rappresentanti dei gruppi, nella giornata di ieri, nel pomeriggio, si è provveduto a revocare l'incarico stesso al fine di tutelare l'immagine della Commissione, perché la Commissione, come la moglie di Cesare, non soltanto deve essere onesta, ma deve anche apparire tale, per cui al minimo dubbio non si debbono aver dubbi, non si debbono aver possibilità di ipotizzare un qualunque pensiero negativo sulla Commissione, e il dottor Di Donna, con l'augurio che possa uscire fuori dalla vicenda che lo coinvolge nel miglior modo possibile, ecco, il dottor Di Donna è stato oggetto di un provvedimento di revoca dell'incarico. Se avete domande, sono a vostra Io disposizione. sull'avvocato Di Donna, Presidente, lei non aveva conoscenza diretta, diciamo, dell'avvocato prima, diciamo, che sia stato portato alla commissione, e poi se lui aveva lavorato con voi a provvedimenti, insomma, che riguardassero, diciamo, in qualche modo l'inchiesta sulle mascherine sui rifornimenti di DPI in un periodo di pandemia. Allora, per quanto riguarda il primo quesito, le posso assicurare che non ho mai avuto occasione di frequentare, incontrare e conoscere l'avvocato, il dottore, il professor Di Donna. Le posso altresì dire che il curriculum scientifico del dottor Di Donna è certamente un curriculum importante, e questo aveva convinto tutta quanta la Commissione ad accettare la proposta di conferimento di incarico avanzata dal coordinatore del Comitato XX, che appunto ha presieduto i lavori dedicati all'analisi che la Commissione Antimafia ha dedicato alla situazione Covid. In relazione alla partecipazione del dottor Di Donna ai lavori dello stesso comitato, le posso garantire che mi è stato assicurato che lo stesso professor Di Donna avrebbe partecipato a non più di due incontri, senza aver poi materialmente, non solo materialmente, concorso alla stesura del documento conclusivo, i lavori stessi. Per cui l'apporto, diciamo così, può essere certamente definito minimale se non residuale. Mi risulta, perché abbiamo fatto accertamenti anche in tal senso, che lo stesso professor Di Donna non si sia mai avvicinato all'archivio dove vengono conservati documenti, come lei intuisce, di grande rilevanza, né per accedere a documenti classificati come liberi, né tantomeno per accedere a documenti classificati o come riservati o come segreti, perché di tutto questo si conserva rigorosamente registro di richiesta, di consegne e via dicendo. Per cui posso certamente attestare che il dottor professor Di Donna è stato lontano, diciamo così, dal cuore archivistico della Commissione. Poi, relativamente alle vicende che ineriscono il dottor Di Donna al di fuori della Commissione, io non sono certamente il soggetto cui poter fare domande, perché non avendo conoscenze e non frequentando il mondo degli avvocati d'affari o d'impresa, non vi posso essere certamente d'aiuto.